Ciao a tutti, eccoci tornati con la nostra rubrica. Oggi, dopo un po' di pausa, oggi abbiamo il mitico modello della Honda NSR500 utilizzato da Valentino nel 2000. Allora, come già riportato nello scorso video, Valentino nel 1999 firmò un contratto con la Honda per i prossimi 2 anni. Formò un contratto di 2 anni con la Honda per la categoria 500. Già nel 2000 si sapeva che all'inizio del 2002 l'anno sarebbe cominciato con una nuova categoria, ovvero la MotoGP. Infatti cambierà, non sarà più 500 ma MotoGP, che poi spiegherò nei prossimi video quali saranno le differenze principali. Questo modellino molto bello, devo dire che è veramente molto bello. È infatti personalmente il mio preferito di tutta la serie. Come possiamo vedere, è ovviamente una Honda, un modello di Honda NSR 500, però con livree diverse. Come potete vedere, non è la livrea Repsol classica del team ufficiale. Infatti, quello in cui andò Valentino dopo il ritiro di Doohan. Fu un team, come posso dire, non proprio satellite, ma neanche ufficiale. Insomma, la moto era quella che aveva a disposizione il team ufficiale. Ma il team di Valentino, ovvero il nastro azzurro, era formato non da persone principali della Honda, ma da un team personalizzato da Valentino. Insomma, non so come posso dire, come spiegare questa cosa. Infatti c'era Barges, che era il capo tecnico, credo, di Doohan, in precedenza, e ci fu con Valentino in tutti gli anni, fino a poi vedremo, il 2013 sarà l'ultimo anno con cui lavoreranno insieme, poi vedremo più avanti. Quindi Barges e altri tecnici di Doohan, ma anche alcuni portati da Valentino, quindi non era proprio un team ufficiale, nel senso che non era gestito in prima persona dalla Honda. Ecco, questo è forse il modo più corretto per dirlo. Come vediamo da questo modello, è decisamente fantastico, ragazzi, perché è decisamente, credo, il più bello di tutta la serie dei modellini che ho io, senza contare ovviamente quelli speciali per gare in particolare oppure pre-season, senza contare questi. Questo secondo me è il modello più bello che abbiano mai fatto a mini chains, ma anche prendendo base da comunque una moto reale. Quindi, come possiamo vedere, una particolarità che vi salterà subito all'occhio di questo modello, fatto comunque veramente bene, solita plastica, gomma e metalli. Infatti c'è molto metallo in questo modello, fate conto che tutta la carena, il codino, serbatoio è fatto di metallo e il resto di plastica. Comunque il peso è notevole, è abbastanza pesantina. E come possiamo vedere, stavo dicendo, una cosa che salta subito all'occhio sarà sicuramente la doppia marmitta, o meglio, la quadrupla marmitta, perché dietro, come potete vedere da questa immagine, abbiamo dietro il sellino, sotto il sellino, due marmitte e due di fianco. Ora, l'avrete vista probabilmente anche nella MotoGP moderna, che ce ne sono almeno due, una sotto il sellino e una di fianco, ma quattro marmitte non credo che l'abbiate mai viste. Beh, è facile da spiegare, come un po' vi ho detto negli altri video, semplicemente che erano due tempi, come al solito, 500 due tempi, quattro cilindri, quindi ogni cilindro doveva avere il suo scarico. E per fare in modo che avesse ogni cilindro il suo scarico, ovviamente l'unica cosa da fare era mettere quattro scarichi, quindi esattamente quattro marmitte le avete viste per questo motivo. Ognuna col suo percorso identico all'altra. Possiamo vedere anche qui la camera di espansione, questa piccola zona. È riprodotto molto fedelmente, devo dire. Un grandissimo modellino questo. Notiamo anche che questa moto è molto simile anche a quella sia di forma che di tecnologia all'interno. Molto simile a quella di Doohan. Era esattamente la stessa, anzi, perché a quei tempi lì le moto cambiavano veramente di poco ogni anno, per il fatto che l'elettronica
non c'era, infatti su questa 500 l'elettronica non era presente come oggi, c'era veramente poco e nulla. Parlando della moto, è ovviamente una 500, 4 cilindri, due tempi, con doppio freno, doppio disco per frenare anteriore e singolo posteriore, in carbonio quelli davanti, acciaio credo quello dietro. E, sì, veramente molto bella. Qua c'è sempre, se nel modellino c'è sempre la possibilità di aprire il telaio, in questa zona non ve lo so aprire perché è un casino, se no dopo rimetterlo insieme, in questa zona. Staccate le due sezioni e si potrà vedere intravedere il motore all'interno. Comunque ci sono immagini su internet di questi modelli per vedere l'interno. Cosa posso dire? Ok, il 2000 è stato un anno decisamente abbastanza difficile per Valentino perché fu il primissimo anno di 500, doveva fare la sua esperienza come fece ogni anno per ogni classe. Quindi diciamo che non partì per nulla bene, infatti con le prime due gare ebbe due ritiri di fila. La terza credo che cadde, quindi arrivò undicesimo in Giappone, credo di ricordare. Però poi subito dopo le prime tre gare abbiamo già un adeguamento di Valentino a questo modello di moto nuove, completamente nuove per lui. Infatti in Francia, mi sembra. No, in Spagna dovrebbe essere, in Spagna ebbe il suo primo podio, con terzo posto, poi successivamente un altro terzo posto, poi in Italia sfortunatamente cadde dopo una bellissima gara con Biaggi e Capirossi, dove cadde anche Biaggi e vinse Capirossi, in cui arrivò, si ritirò, no meglio, si arrivò dodicesimo mi sembra, non si ritirò, cioè tornò in sala alla moto e provò a concludere la gara, infatti ci riuscì in dodicesima posizione. Poi un altro terzo posto nella gara successiva, poi un sesto posto e finalmente in Gran Bretagna, sotto la pioggia, a Donington, arrivò la prima vittoria. Partì abbastanza indietro nello schieramento, però riuscì a vincere sotto la pioggia appunto con questa onda. Quindi prima vittoria. Poi successivamente altri due podi, col secondo posto, un altro podio col terzo posto, un ritiro, credo, non mi ricordo bene dove, un altro ritiro, un altro primo posto, quindi la seconda vittoria della stagione come si chiama? Scusate un attimo di defiance, ma in Brasile, ecco, in Brasile un'altra vittoria, un altro podio con secondo posto. E infine, per l'ultima gara in Australia, un terzo posto, quindi un altro podio. Insomma, come avete potuto vedere, una stagione non ha fatto male per essere un debuttante, soprattutto in una classe così complicata. Infatti, si aggiudicò il secondo posto nel campionato del mondo, dietro a Kenny Roberts Jr., con 209 punti. Quindi non assolutamente per nulla male. E mi sembra 30 punti dal primo, quindi veramente molto buono. Sì, direi che per questo video è tutto. È veramente una moto splendida questa, mi piace veramente tanto. Se l'apprezzate anche voi, ditemelo nei commenti. Ci vediamo al prossimo video con la moto, sempre Honda NSR 500 2001. Ciao a tutti!